Questa città ha un non so che quasi commovente di provinciale. Provinciale nei suoi atavici contrasti, in certe beghe, in certe questioni che mi sono quasi incomprensibili. Ma questa città, che magari al primo momento può essere definita una città, una regione assai provinciale, questa città, signora Roita, questa città di Locarno, oso dire, è la città più internazionale della Svizzera. E non so perché ricordiamo il 1925, ma lo è perché ha provato, da quando esiste questo festival, da quando è nato questo festival, di non puntare su un facile festival turistico, ma di puntare su un festival che ha solo un obiettivo, l'obiettivo di essere un festival di contenuti, di essere un festival vicino all'evoluzione di ciò che succede nelle varie società, di essere un festival internazionale. E i locarnesi, questi rappresentanti straordinari di quella che sembra una città provinciale, sono invece rappresentanti della città più internazionale della Svizzera, perché sono riusciti sempre a far passare contro ogni difficoltà l'internazionalità di questo festival. E questa internazionalità, signora Laureta, lei lo ha detto prima molto bene, qui e anche in municipio quando ha firmato il libro d'oro, questa internazionalità è il vero regalo che Locarno dà alla Svizzera. Lei ha detto prima che non tutte le patate bollenti sono nel suo dipartimento e che dunque ci dice praticamente aspettate la visita del signor Burcate fra due giorni e poi ne riparlate con lui e noi gli faremo questo discorso. Gli diremo, signor consigliere federale, si renda conto di quello che questa città così internazionale dà alla Svizzera con questo festival. Fate in modo che la Svizzera possa continuare a garantire questo regalo. E non parliamo, me lo son promesso, di cifre. Questa sera non le chiederò niente, l'ho già chiesto tanto il Gotardo, non le chiederò più niente, però posso dire che personalmente, mi lasciate finire così, io sono rimasto, ed è un discorso che faccio a lei, qui davanti a tutti, perché la grande maggioranza è ticinese, la sua sensibilità per il Ticino. Penso di interpretare anche sicuramente i sentimenti del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Pedrazzini, questa sua straordinaria sensibilità che ha dimostrato al Gotardo, ha dimostrato a Caslano con tutto quello che ha detto ticinesi sarete aiutati, però dimostratevi attivi. E con questo festival, signora Presidente della Confederazione, noi ticinesi dimostriamo da anni e dimostreremo per anni che siamo esattamente come lei desidera che siano i ticinesi. Grazie mille e buon festival.